La polemica sulla scelta degli autori contemporanei rispetto a quelli che si sono studiati, diciamo, tradizionalmente, avrebbe significato se, dell'autore, poeta, scrittore e commediografo si chiedesse una disamina della propria vita, delle opere che ha scritto, che cosa ha fatto, così via. E qua invece, diciamo, si prende spunto da autori contemporanei per rilanciare dei discorsi naturalmente che sono anche alla portata culturale dei nostri studenti, quindi mi sembra una polemica non adatta. L'unico autore, diciamo, delle scelte che sono state proposte agli studenti che potrebbe lasciare un qualche dubbio era Quasimodo, ma solo nel momento in cui si chiede appunto di descrivere, diciamo così, la metrica, vale a dire il modo di versificare di Quasimodo. Allora, solo in quel caso, solo per quel tipo di domanda, ma per tutto il resto, secondo me, si tratta di tracce, parlo in generale, poi possiamo affrontarle anche una per una, piuttosto, diciamo, centrate, cioè vale a dire che sono alla portata dei nostri ragazzi, dello studio che hanno effettuato e soprattutto della loro sensibilità, io ci tengo a dire, culturale. Guardi che lo studio dell'educazione civica, tra l'altro, che non capisco perché a molti diciamo, pubblicisti dà tanto fastidio, lo studio dell'educazione civica è lo studio non solo delle istituzioni italiane, europee, mondiali, eccetera, ma è anche un approfondimento di concetti importanti come il concetto di Stato, di nazione, il concetto di patria. Ci tengo a dire che tra l'altro sono concetti. Chabot parlava negli anni 50-60, non è che ha tirato fuori la parola nazione negli ultimi tempi, come qualcuno magari presuppone, perché se ne parla moltissimo in ambito politico. La parola patria è stata in qualche modo, come si dice adesso, sdoganata da Carlo Azeglio Ciampi, che mi risulta essere stato un grande presidente. Quindi si tratta sempre di argomenti che sono alla portata dei nostri ragazzi, perché sono argomenti della discussione generale che compaiono costantemente sui grandi giornali italiani. Io quest'anno ai miei studenti di quinta ogni giorno portavo il Corriere della Sera, il Messaggero, la Stampa, Repubblica, il Giornale, il Sole 24 Ore, cioè giornali, e dicevo ai ragazzi questa frase che è rimasta ormai impressa nella loro mente: ragazzi, su questi giornali voi trovate il tema d'italiano, e infatti ci ho visto lungo, insomma, perché gli argomenti sono gli argomenti che sono stati trattati dai grandi giornali italiani. Il testo di Piero Angela, così come il testo relativo, quello di Belpoliti sull'elogio dell'attesa, sono ampiamente alla portata dei nostri studenti, ma direi persino il testo della Fallaci, che se non sbaglio vedo qua risale al 1977, quando la Fallaci appunto si pone un interrogativo, che è un interrogativo filosofico che non è stato mai, diciamo, risolto più di tanto: che rapporto esiste fra la storia e l'individuo, fra gli eventi importanti, le battaglie e gli individui che fanno parte, diciamo, di quel momento, di quella temperie politica o politico-partitica, politico-storica. Insomma, sono problemi che poi nella scuola vengono in qualche modo stimolati. Io ho assistito delle volte alle interrogazioni dei miei studenti o alle lezioni, soprattutto con l'insegnante di storia e filosofia, in cui tiravano fuori loro proprio questi argomenti, perché hanno molto il senso sia dell'individuo come individualità da preservare, ma nello stesso tempo come persona che però sta in un contesto molto più ampio, che in questo caso la Fallaci dice è il contesto della storia. Quindi sono argomenti che i ragazzi conoscono, che i ragazzi hanno potuto, diciamo, pienamente sviluppare. Diverso sarebbe stato se avessero preso un testo, non so, di un autore anche antico, La monarchia di Dante, dicendo qual era il concetto di Dante sul potere imperiale e così via, sul papato. Sarebbe stato molto più complesso una cosa di questo tipo. Quindi gli autori contemporanei non sono messi là per essere vivisezionati, come diceva un mio vecchio professore di latino, dove nacque, dove visse, cosa fece, cosa scrisse, insomma, che era un po' retrogrado come modo di fare, ma sono, diciamo, esposti ai giovani, ai nostri studenti maturandi e non solo ai maturandi, proprio perché riflettono su questioni che fanno parte anche della loro vita attuale.